cerchi consensi ma sei sempre nei guai, ci regali dei sorrisi immensi con i quali ci conquisterai. Sei spensierato con la tua ilarità, ma ponderato quando guardi più in là. Sei un ragazzo proprio fortunato, vivi tutto il giorno in piena. Potresti procurarmi delle belle rane, mi servono! Se lo fai, te le pagherò a peso d'oro! Non ho tempo per le sue rane, ho altre cose a cui pensare! Quell'uomo è il più grande imbroglione che abbia mai conosciuto! L'ultima volta che ho lavorato per lui ho fatto una fatica del diavolo e mi ha pagato una miseria! Oh, dimenticavo, devo sbrigarmi! Sono Huck, sono arrivato a St. Petersburg da pochi giorni e ho già trovato degli amici. Mi trovo bene e non sono più solo con il fedele Luck. E inoltre... Mani in alto! Aia! Che male! Questi due burloni sono i primi amici che ho trovato. Tom e Jim. Accidenti, ma sono scherzi da fare questi. Su, dai, non prendertela. Ehi, Huck, ti andrebbe di giocare con noi? Siamo un gruppo di terribili briganti che attacca il villaggio. Non ho proprio tempo per le vostre sciocchezze. Ma dai, Huck, aspetta. E ora cosa pensi di farci con tutta quella legna? Non te la comprerà nessuno, è marcia. Ma io non voglio venderla, mi serve per costruirmi una capanna. Oh? Guardate! Cosa fai? Costruirò su questi rami la più bella casa della zona. Oh? È fantastico! E noi ti diamo una mano! Ehi, lo sapete, ho letto un libro che parlava di una nave che è naufragata. I suoi passeggeri sono finiti su un'isola deserta e allora hanno costruito una casa sugli alberi. Dopodiché hanno affrontato i pirati battendosi con la spada. Quest'albero è l'ideale per costruirci una capanna. Certo, e la cosa più importante è che da qui si vede fino all'orizzonte. Ehi! Yuhu! Il Mississippi è un fiume generoso. In questo periodo dell'anno è in piena. E la sua corrente trascina con sé un sacco di cose, soprattutto tronchi d'albero, assi e travi, che vanno alla deriva. Per questo il legno per costruire la mia casetta non mi mancherà. E così ho deciso che per il momento mi stabilirò qui. Con la legna farò la capanna e potrò starmene quassù in santa pace. E se voglio giocare, ho trovato anche due simpatici amici con cui farlo. Amico Huck! Ehi, Huck, è vero che quando avrai costruito la capanna potremo venire a vivere con te? Non lo so. Come non lo sai? Perché non lo sai? Senti, Huck! Avanti, Huck! E va bene, vi permetterò di stare con me, solo se farete quello che vi dirò! Eccoci qua, siamo completamente ai tuoi ordini, signor capitano! Capitano? Forza allora, andate subito a raccogliere più legna che potete! Sì, sì, signore! Ecco! Su, tirate adesso, forza! Ah,
vuoi? L'erba non è mica solo tua. Adesso! Via! Grazie all'aiuto di Tom e Jim, sono riuscito a trovare tutto il legno sufficiente per la costruzione della mia capanna prima che fosse sera. Tuttavia... Ufficiale di Rotak, capo macchina Jim! Agli ordini, capitano! Ascoltatemi bene, domani pomeriggio ci ritroveremo tutti qui. L'ufficiale di Rotak farà la guardia alla postazione fino all'ora dell'appuntamento, d'accordo? Sì, signore! Sì, signore. A domani! Non ho capito come, ma in qualche modo Tom era riuscito a soffiarmi il titolo di capitano. Allora, la grafia corretta di Mississippi è M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ripetete. M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, Mississippi. In classe è vietato fischiare. Dunque, il fiume Mississippi. Prima di tutto diciamo che è il maggior fiume dell'America del Nord. Nasce dal lago Itasca, Minnesota nord-occidentale, e sfocia a delta nel Golfo del Messico, dopo aver attraversato New Orleans. Le città principali in Spagna sono St. Paul, St. Louis e Memphis. Pensate, ragazzi, allora, che è lungo la bellezza di 3.778 chilometri. Signor maestro? Sì, cosa c'è, George? È Tom, signore, sta distraendo tutta la classe. Cosa c'è, Tom? Forse non ti interessa la lezione? Mi rispondi o preferisci assaggiare la bacchetta? L'hai voluto più. Forza, vieni con me. Oh, povero Tom. Invece ha fatto benissimo. Non è giusto. Mani sulla cattedra. Aia! Ai! Ai! Aia! Aia! Sei stato bravo. Le hai prese dal maestro e non hai detto una sola parola. Sei stato eroico, Tom. Ma ora, ragazzi, al lavoro. Cominciamo a tagliare la legna in pezzi uguali. Questo posso farlo io. Jim, tu intanto controlla il carico. Ok. E io seguirò i rami per fare più spazio. Al lavoro! Siete pronti? Tirate! Oh, Isra! Oh, Isra! Ah, basta così! Eccellente, è solidissima! E ora possiamo cominciare a costruire il resto della casa. E quassù potremo fare una torretta di controllo. Certo che è grande, quanti metri saranno? Uno, due, due e mezzo. Ah, ma che cosa fai? L'importante è che ci stiamo comodi. Già, sembra proprio fatta apposta per noi tre. Sapete, non vedo l'ora che sia finita. No? Che bello, mi piacerebbe tanto diventare capitano di un battello a vapore. Sala macchine, barra dritta, a tutta velocità! Io vorrei fare l'ingegnere. No, anzi, vorrei fare il medico invece. Almeno potrei guarire la mia mamma. Ehi, Jack, e tu che cosa vorresti fare da grande? Beh, ecco... Io non vorrei crescere mai. Oh. Ehi, ragazzi, abbiamo visite. Chi? Becky! Becky, vieni, corri a vedere! Non crederai ai tuoi occhi, abbiamo costruito una capanna. Non mi importa. Eh? Sappi che passavo da queste parti per caso e ora vado perché ho molto da fare. Addio, Tom. Che cosa? Vostra Altezza, illustre principessa Becky, rimanete con noi. Oh? Oh, nostra gentile sovrana, siete rimasta vittima di un grave incidente. Permetteteci di aiutarvi. La vostra nave è stata travolta da una tempesta e voi siete naufragata su quest'isola dove avete incontrato noi, vostri fedeli servitori. E sarebbe un grande onore per noi ospitarvi nella nostra umile dimora. E va bene, vi accontenterò. Vi andrebbe di mangiare i panini che ho fatto per voi? Ma è fantastico! Tom, fai piano, mi fai cadere. Attenta a non farti male. Non mi piacciono molto quei mobili. E poi non avete ancora messo le tende alle finestre. Perdonate, ma queste sono cose da umili serve. Mi domando cosa gli sia venuto in mente. Ci mancava solo questa ragazzina curiosa e pettegola per rallentare i lavori. Ad essere sincero, non capisco che cosa ci trovi in quella lì. Non si rende conto che se avremo quella mocciosa fra i piedi le cose si complicheranno? Non so perché, ma le femmine sono delle grandi piantagrane. Ehi, Jack, qui abbiamo finito i chiodi. Possibile? Li avete già usati proprio tutti? Non erano tanti e ne sono serviti molti più del previsto. Senza i chiodi che cosa possiamo fare? Va bene, ho capito. Vorrei dire che per domani ve ne procurerò un po'.
Ufficiale di Rotak, ti ordino di fare provviste di chiodi domani mattina mentre sono a scuola, hai capito? Sì, signore. Una capanna sull'albero. E c'è anche Becky con loro. Sta zitto, lo vedo da solo. Questa me la pagheranno cara. Accidenti, ne avesse tirato fuori uno diritto. Evviva, questo sì che è bello diritto. Chi è? Salve! Oh, che belli! È così che li voglio! Ecco, io mi scusi, signore, stavo solo guardando i chiodi. Ma perché mi tratta così? Perché ti conosco e non voglio avere grane. Io sono un cliente come gli altri, peggio per lei. Non comprerò più niente. Piccolo delinquentello. Accidenti. Ehi, Jimbo, questo legno è troppo duro o questi chiodi sono troppo molli? Beh, cerca di stare più attento. Io sto facendo il possibile per raddrizzarli. Dagli una bella leccatina e vedrai che così non si romperanno più. Oh, no. Uffa, questa roba non vale un bel niente. Ehi, Tom! Dovevi vedere la faccia di zia Polly. Da quando è arrivata quella smorfiosa, Tom non ha più mosso un dito. Senza dei buoni chiodi non ce la farò mai. Devo assolutamente trovare un modo per procurarmene un po'. Delle belle rane mi servono! Ho trovato! Ehi, ascoltatemi tutti. So come fare per procurarci i chiodi. Che cosa vuoi dire? Chissà cosa sarà stato. Eppure sono sicuro che ce n'erano tre. George! Senti, hai visto per caso qualcuno che usciva dal negozio? A me sì, mi è sembrato di vedere Huck con la coda dell'occhio, ma non ne sono sicuro. Huck? Vuoi dire quel ladruncolo che bazzica da queste parti? Sì, proprio lui. Beh, ora vado, ho da fare. È stato lui, eh? Se lo prendo, me la paga. Yuhu! Tom, Huck, Jim, aspettatemi! Yuhu! Seguitemi! Ehi, Tom, sai che anche noi abbiamo intenzione di costruire una capanna? Bella trovata! Non hai fatto altro che spiarci e rubarci l'idea, razza di grosso genio! Ma come ti permetti, moscerino? Siamo stati noi i primi a pensare alla capanna! Sei proprio un gran bugiardo, mio caro. Comunque sappi che la tua baracca cadrà giù al primo colpo di vento. Figurati, la tua sembra una gabbia per le scimmie! Ritira subito! Cosa credi di farmi paura, moscerino? Tom, Giorgi, fermi! Che cosa state combinando? Oh? Stavate forse litigando? Ecco, noi veramente... Sai, Becky, io non sopporto gli uomini rissosi, è chiaro? Ma no, noi stavamo facendo un nuovo gioco molto divertente, non è vero, Giorgi? Bene, allora continuate pure, ragazzi. Su, vieni, Becky, andiamo. Razza di scemo, muoviti, non starte nell'impalato! No! Guardate, eccole lì! Cavoli, sono gigantesche! Huck, ma sei sicuro che il cuoco le comprerà? Me l'ha detto lui che gliene servivano tante! Oh no, ma sono viscide! Scusatemi, Vostra Altezza!
Vi spiacerebbe reggere questo sacco che noi riempiremo di rane? Io veramente ho orrore di quegli animali. Non fare la schizzinosa, devi solo tenerlo aperto. Ci penseremo noi a prenderle in mano. Ehi, Yak, ma ho sentito bene, è vero che c'è gente che se le mangia. Ora basta, se non fai come ti dico non ti faremo il palazzo. Avanti, prendi. Yak! Oh, siete proprio una banda di monelli senza cuore. Yahoo! Belle rane, siete nostre! Eccone una. Bene, ed eccone qui un'altra. Tieni pronta, Becky, arrivano. No, vi prego, io ho paura. Partenza! Dritta, Becky, sei una paglia! Ce l'ho fatta. Una, due, tre, che bel colpo! Non ti muovere, Jim! Stai fermo! Arrivano! Prese! Altre due, Becky! Ora basta, ragazzi! Il sacco è pieno! Le rane sono buone, buone, buone! Le rane sono buone, noi le venderemo! Le rane sono buone, buone, buone! Le rane venderemo giù in città! Avremo tanti soldi per comprar tutto ciò che serve per la capanna Duck! La sua capanna Becky avrà, Becky avrà, Becky avrà la sua bella capanna! Becky avrà! Stop! Bei chiodini, aspettatemi qui che torno a prendervi! Che male! Ma perché mi ha buttato fuori? Ridammi subito il maltolto, ladruncolo patentato. Guarda, se io non ho rubato proprio niente. Attento, moccioso, sto per perdere la pazienza. Aspetti un attimo, signore, secondo lei che cosa avrebbe rubato? Sappia che Hack non ruberebbe neanche uno spillo. Ha ragione. Tutte storie, quel ragazzino lì per terra è un ladro di professione ed è anche bugiardo, perché so benissimo che ha rubato una scatola di chiodi. No, non è vero, e lei non può accusare Hack di una cosa simile. Certo, non ha nemmeno uno straccio di prova. Se lo dico è perché... Ehi! No, Hack! Ehi, prendetelo! Hack! Catturatelo e riportatelo da me! No, la prego! E pensare che sei la figlia del giudice, non capisco come tu possa frequentare certa gentaglia! Mi ascolti adesso, Hack è un bravo bambino, gli servivano dei chiodi e ha raccolto quelli usati. Avrà guardato quelli nel suo negozio perché avrebbe voluto comprarli. Mi creda, credetemi anche voi! Hack aveva in progetto di raccogliere qualche soldo proprio per questo ed è andato a caccia di rane per venire a venderle al cuoco del mantello. Lei è un bruto, signor Harper. Ha distrutto in un attimo e senza alcuna pietà quel povero ragazzo. Io lo odio! Georgie, vieni qua. Non mi interessa, anche se mi prendono per un ladro. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Arrivo in un villaggio ed è sempre così. Ma non importa. Io sono libero ed è quello che conta. E poi, forse loro mi invidiano per questo. Pensino quello che vogliono, ma io non ho rubato i chiodi a quel tipo. Per oggi vi è andata bene. Siete liberi. Non devo più vendervi al cuoco per comprarmi i chiodi. Che diavolo gli avrà preso? Di solito scende subito quando è ora di cena. Non so più cosa fare con lui. Quando è rientrato sembrava uno zingaro. Tom! Tom! Hack non può aver rubato quei chiodi. Ma perché gli adulti pensano sempre il peggio di noi ragazzi? In ogni caso, chissà dove sarà ora.
Chissà se tornerà mai. Non c'è nemmeno qui, ragazzi. Ma dove sarà andato? Ho paura che abbia lasciato il villaggio per sempre. Ciao, fifoni! Sei tu! Già, sono qui tutto per voi, in carne ed ossa. Oh? E dove sono finite le rane? Beh, facevano tanto di quel rumore che ho preferito liberarmene. È meglio non pensarci più. Ragazzi, ci procureremo i chiodi in qualche altro modo. Dai, forza, al lavoro! Su! Ok. George, cosa ti è successo? Ecco, sono venuto a dirvi che quella scatola di chiodi l'avevo rubata io e allora mio padre mi ha ordinato di portarvela. George, ma così tu... Oh, questi sono per te, prendi, Huck, ci vediamo, eh. Ehi, George! Stai con noi? Georgie! Giorgi! Su, vieni qua, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Che bello, ragazzi! Fare una capanna sulla, però. Un momento, a pensarci bene, però. Sì, ne avevo costruita una anch'io alla loro età. E solo 3 giorni più tardi, la mia capanna era già pronta. È fatta, ragazzi! Ehi, Huck, aspetta! Ed ecco, cari amici, perché la capanna non ha la porta. Ma la cosa non mi preoccupa. Anzi, così può entrare e uscire chi vuole. Cerchi consensi, ma sei sempre...